museo ha chiuso a 530.000 visitatori e è in trend di crescita costante. Già nel mese di gennaio rispetto all'anno scorso ci sono 10.000 visitatori in più. Grandi mostre come quella dei Longobardi hanno confermato il successo per questi temi nuovi e soprattutto la forza di questa struttura è che mantiene fede alle promesse fatte, per cui quando noi diciamo che facciamo grandi mostre, grandi lavori, questi partono, si concludono ed è questo forse, come dire, un segnale di serietà che i cittadini hanno colto. Per la prima volta la pubblica amministrazione ci mette la faccia e rischia in prima persona, ma in qualche modo, come dire, se si privilegia la qualità e la serietà poi si viene ripagati. Dunque è un progetto fatto da più progetti, nel senso che è un'iniziativa finanziata dal Ministero su fondi nazionali che ha come obiettivo quello di migliorare l'accessibilità del museo realizzando una serie di azioni specificamente progettate per diverse tipologie di pubblico che può interagire con il museo. Insomma, c'è un insieme di progetti che il museo ha avviato ed altri che saranno realizzati che portano il Museo Archeologico Nazionale a livello degli standard internazionali dei maggiori musei del mondo, ma soprattutto lo aiutano, amplificano la sua capacità di ascolto e la sua capacità di dialogo con i propri pubblici senza lasciare indietro nessuno. Credo che uno degli elementi più importanti che si è cercato di, diciamo, su cui si è cercato di lavorare quest'anno è stato quello di intervenire su più ambiti dell'attività museale, in particolare rispetto alla valorizzazione e alla conservazione delle opere qui nel museo e nella proposizione al pubblico attraverso una fruizione più allargata, aprire spazi espositivi, coordinare i grandi progetti che il museo ha attivato. E in realtà un elemento virtuoso di questo anno di lavoro sicuramente è stato quello di poter far sì che tutti i finanziamenti, tutte le opere finanziate potessero poi essere sul trampolino di partenza per poter diventare realtà. Il museo è da sempre un punto di forza formidabile per la nostra città. E in questi ultimi anni, grazie anche al grande lavoro del direttore e di tutto il personale, sta svolgendo una funzione molto importante e ovviamente nell'offrire grandi opportunità culturali ai nostri concittadini, ma anche di nuovo per essere un grande attrattore turistico. E da questo punto di vista tutta la città credo che va splendidamente. E il 2018 si profila già di nuovo come un anno record. Ed è una felice collaborazione perché noi possiamo contribuire attraverso i servizi e le tecnologie per l'accessibilità, intendo accessibilità anche a distanza attraverso l'acquisto online, attraverso degli infopoint sul territorio, attraverso le biglietterie e tutti i supporti di fruizione che abbiamo predisposto, possiamo molto contribuire a far sì che si allarghi sempre di più, sia sempre più facile e più educativa la visita al museo. Quindi non cresce solo il museo con le sue esposizioni, con le sue mostre, con i suoi nuovi spazi, ma cresce anche il visitatore che visita il museo.